Salve, ancora una volta dallo chef Ruffi. Questa volta voglio proporvi una ricetta non famosa ma famosissima: le famose pennette, broccoli e salsiccia. Semplicissimo, io uso del burro, sale e pepe, il mio misto con il glutammato. In questa ricetta ho anche un dado vegetale per il sapore. La salsiccia io uso questa a fette. Cominciamo. Prendiamo un coltello e tritiamo la salsiccia. Una volta tritata la salsiccia, andiamo a cominciare la nostra famosissima e bellissima ricetta. Mettiamo una padella preanzi con dell'acqua e portiamo in bollore. Aggiungiamo i nostri broccoli, sale, pepe, che significa quando basta, e io metto il dado. E semplicissimamente aggiungiamo la nostra salsiccia. E a questo punto facciamo bollire, facciamo unire i sapori. Semplice. In questi ultimi tempi, onestamente, avevo pensato di ritirarmi, di fermarmi, ma ho riflesso, ho parlato con i miei cari amici, il maestro, e ho preso una decisione. Perché fermarmi quando io so cucinare e la gente mi apprezza? Andiamo ad amalgamare il tutto e facciamo prendere il colore. Guardate che bello. Questa è una ricetta che non si è lamentato mai nessuno con me, quindi non vedo come qualcuno si possa lamentare con voi. Poi non c'è niente da lamentarsi, perché la ricetta è semplice: tutto fresco, broccoli, salsiccia, il dado che va a dare il sapore e solo le male lingue possono sbardollare. Una volta che l'acqua si è data a prosciugare, ad essiccare, andiamo ad aggiungere le nostre pennette. Giriamo e saltiamo, facciamo saltare. In questo modo si va ad amalgamare tutto. Io aggiungo un po' di versatile, panna o crema, come volete chiamarla, per unificare e legare il tutto. Guardate che bellezza, come si può dire che non è buono? Cara madrelingua che sparlotti, stai zitta, se non sai, sallo. E un po' di burro per finire. Voi non potete vederlo, ma ancora un'altra volta il profumo è bellissimo. Questo anzi è uno dei miei piatti preferiti, uno dei miei cavalli di battaglia. Se avete un ristorante sarà venduto, se lo cucinate a casa sarete apprezzati ed amate, se lo in qualsiasi modo lo fate. Per me è una ricetta bellissima, ma più che bellissima, semplicissima. Per me è pronta, guardate il colore, guardate che bellezza. Scegliete un piatto a vostro piacere e semplicemente andiamo ad impiattare. Mettiamo le pennette, broccoli e salsiccia al centro del piatto e un pochino del suo brodo. Andiamo ad aggiungere un pochino del sapore sopra. Io finisco con una fogliolina di basilico verde. Signori e signori, queste sono le mie pennette, broccoli e salsiccia. Guardate che bellezza. Ancora una volta io vi voglio bene, seguite la mia pagina per altre ricette e video. Vi voglio bene dallo chef Ruffi.